Beh, finalmente abbiamo capito lo giocatore che si è picchiato Corvino, che si è fatto lo regalo per Pantaleo Corvino. Sarà fatto Saimaek, giocatore dello Slavia Praga 2004. Ottimo giocatore, ottimo investimento, 2 milioni di euro sono un buon investimento. Un giocatore comunque già 44 presenze tra i professionisti, ha giocato titolare praticamente 18 anni, ha esordito 17 anni, insomma. Sicuramente è un giocatore in ascesa e una stella nascente, speriamo per noi ovviamente. Ha partecipato anche alle coppe europee quest'anno, ha fatto 4 reti, è un centrocampista tipo alla Hjulman, molto difensivo, però può anche giocare diciamo in diversi ruoli diciamo, ecco, al centrocampo. Quindi io sinceramente per questi colpi sono molto contento. Se ne è buona, sono diciamo soldi ben investiti. Se ci va bene sono giocatori che faranno una grossa plusvalenza. Quindi poi Corvino, sapete, con queste cose sono proprio delle classiche corvinate. 2 milioni di euro inaspettato, ovviamente un giocatore così forte, diciamo così, già giovane, 2004 cioè 19 anni appena compiuti da poco, è normale che ha una valutazione del genere. Quindi è normale. Sono molto contento, fatemi sapere cosa pensate di questo acquisto. Però io pensavo che fosse un esterno d'attacco o qualche difensore, ma io non so, cioè va bene, ben venga questi colpi, però tocca arrivare pure i difensori, i centrocampisti, cioè sta giocando con difensori, con due difensori puntati. Ma poi stabilicevo, Baroni vuole, che poi mi viene da ridere, Baroni vuole Cepitelli e Ceccaroni. Cepitelli che non vuole manco il Serie B, Lucagliari che ha manco rinnovato Luigi, cioè la proprio va detto a bande, e lo pigliamo in Serie A, non se lo pigliato in Serie B, se lo pigliamo in Serie A. Io il Baroni li vuole, è normale, che è svincolato, è normale, mi sembra anche logico, lo vuole, 33 anni. Quelli sono secondo me i giocatori che non servono a nulla. Ma poi il discorso è, abbiamo lasciato Luciano a 34 anni e qui già detto che avevamo i giovani della squadra e ne pigliamo 33. E c'è un fare qua, Lampu, che senso ha? Non ha proprio senso, quindi spero che prenda qualcos'altro. Forse Izzo sarebbe buono, del Torino, era buono. Un giocatore così di esperienza, mi sa che c'ha sulla trentina forse qualcosina di meno, quello sarebbe buono. Sì, serve qualche tuo giocatore, ovviamente troppo giovane, forse difesa non va bene, però comunque almeno che abbia sì, 26, dai 27-30 anni è ottimo, che comunque abbia giocato già in Serie A magari, e non che comunque hanno retrocesso. Magari potremmo prendere qualche giocatore di qualche squadra che si è salvata, che sa, cioè Empoli, Spezia, Sampdoria, che magari ha avuto poco spazio in quella, anche del Torino, altre squadre che ha avuto poco spazio in quella squadra e che comunque con noi si vuole rilanciare. Ma pigliamo un giocatore dell'Udinese, Ceccaroni ha retrocesso, che poi ha rinnovato pure. Che cazzo non pigliamo a fare? Una squadra retrocessa che ha pigliato la caterba dei reti, che sicuramente è stata pure colpa sua di Cinca e del difensore, e andiamo a pigliare noi, andiamo a caricare. Ma che cazzo ci andiamo a fare qua questi cazzi di giocatori a becchi? Ma io non lo so, guarda, dice certe cose assurde. Speriamo, ma sicuramente non saranno questi giocatori. Vedi, visto, ha visto su Samaic, nessuno sapeva, quindi è uscito il giocatore. Fatemi sapere cosa pensa, io sono molto contento di questo acquisto. Speriamo che arrivi all'esterno l'attacco. E lei ci ha chiesto anche Sharawi, e quello per esempio sarebbe un bel colpo per esterno. Certo, la sua valutazione è alta, mi sa che vuole fare un prestito con diritto e obbligo di riscatto, il Lecce ha chiesto, e poi la Roma dovrebbe partecipare a una parte dell'ingaggio, ovviamente, però ovviamente sa, forse su 4 milioni, qualcosa del genere. Quello sì che sarebbe un grande colpo per il Lecce, quello sì. Speriamo di sì, ma la vedo un po' dura. Poi c'è Ramirez, quello che ha giocato in Barcellona, che è del Getafe, che non vale una lira, praticamente non ha segnato quasi mai, cioè che era un giocatore in ascesa all'inizio, quando è partito con la carriera, e mi sa che il Barcellona ha fatto un'usata trentina, non mi ricordo quanto, comunque ho letto, ma ha fatto pochi 2-3 gol così. Ma un giocatore che ha segnato pochissimo, veloce, quello che è, però a parte la costa pure muto, a questo punto è meglio di Francesco. Ma alla fine può darsi pure che veramente pigliamo Sharawi, ma sta sento una puzza, non lo so, perché quando dico Sharawi sento un presentimento che glielo pigliamo. Ma sapete già ragazzi che quando dico una cosa io puntualmente non si avvera, no, sto scherzando, no, in realtà si avvera. Speriamo ovviamente che se lo picchia, speriamo. Lui o comunque qualcuno che sia funzionale alla Serie A, perché sennò veramente quest'anno la vedo dura, specialmente in difesa. Comunque a centrocampo questo Samaic, che poi in realtà può giocare anche la primavera, però secondo me può anche fare benissimamente il titolare, perché comunque
giocato, ha partecipato anche alle coppe europee, ha giocato titolare con lo Slavia Praga, che non è una squadraccia, che è un'ottima squadra, quindi sono molto contento di questo qui. Poi vorrei ringraziare Maier, è andato alla Regina, mi dispiace comunque che sia andato via, è giusto che doveva andare via, ma perché comunque secondo me non c'erano più i stimoli. Poi nel modulo di Baroni non è funzionale al modulo di Baroni. Quest'anno comunque ha giocato bene, noi ovviamente è l'ultimo, diciamo, l'ultimo giocatore che è rimasto della promozione in Serie A, ha fatto Serie B, Serie A, Serie B, di nuovo promozione, capito? Cioè, due promozioni, ha fatto una Serie A con noi, insomma, alla fine ragazzi ci siamo affezionati allo sloveno Maier, poi è stato l'autore della promozione del Lecce con il suo colpo di testa, siamo andati in Serie A. Comunque lui ha sempre onorato la maglia, ha sempre fatto bene, alti e bassi, a volte si vedeva che stava un po' così, diciamo, come devo dire, che sembrava come se non si impegnava, magari a fine se li decavo o qualche, non lo so. Comunque ho visto, a volte l'ho visto un po' sbogliato un po', però comunque è un giocatore che ha sempre onorato, forte, per me è stato anche abbastanza forte, ve lo ricordate in Serie A con Liverani, quando abbiamo fatto l'anno in Serie A con Liverani, che siamo saliti, ha giocato bene quell'anno, fece un bel campionato in Serie A con la squadra di Liverani, quindi comunque sono molto contento per lui. Alla Regina di Pippo Inzaghi, a titolo definitivo però non so quanto l'hanno pagato, non c'è scritto, fatemi sapere voi quanto l'hanno pagato. Comunque ti ringraziamo di cuore, ho fatto anche un saluto su Facebook, ho fatto. Comunque ragazzi, continuate a iscrivervi al canale, seguitemi sempre, se mi volete seguire sui social, Glacius, Marco Guacci, su Instagram e su Facebook, e vi ricambio a tutti. Se mi volete seguire qua su YouTube, sapete benissimo, mi raccomando, condividete i miei live, i miei video, tutto quanto. Vi voglio bene a tutti, lo sapete. Ci vediamo alla prossima, speriamo che Cariasco esterno d'attacco. Domani sera ci sarà la partita, la formazione dovrebbe essere fra Botta, Cendré, tu e Dermacu per forza, Falcone portiere ovviamente, e centrocampo ci sarà il nuovo giocatore Bistrovic, non credo Samaek, non so, può darsi pure che lo porterà in panchina, questo non lo so. Bistrovic, Hjulmand e Askiden, centrocampo ovviamente, in attacco c'è Listoschi, se sai, preferito a Colombo, almeno così c'è scritto, e Strefezza. Quindi questa qua sarà la formazione, domani sarà un impegno importante, l'altra volta con Francavilla comunque si vedeva che i giocatori erano stanchi, avevano carichi di lavoro, si vedeva tantissimo questa cosa, speriamo che domani fanno una bella figura, e comunque speriamo bene ragazzi, tanto queste sono amichevoli, poi la partita importante sarà quella Coppa Italia, quindi quella sì che sarà importante, con una bestia nera o Cittadella, maledetto Cittadella, ogni fiore della mitta a culo, maledetto, porca miseria, bestia nella noce, invece a sto giro andiamo a spaccare nulla culo, a far culo. Però speriamo che arrivano sti cacchi dei difensori e di esterno d'attacco. Di Mariano lo vogliono un sacco di squadre, io sinceramente lo farei rimanere come alternativa, anche se a quanto pare Listoschi è stato preferito a lui, perché sicuramente sarà Listoschi più un esterno d'attacco, speriamo esce Rame come ho detto prima, speriamo bene ragazzi, ci vediamo alla prossima, fatemi sapere tutto quello che ho pensato sotto in descrizione e io vi risponderò a tutti come al solito. Ciao a tutti!